Sì, è un insieme di scommesse, ma scommesse ben ponderate che abbiamo fatto già qualche anno fa, di immaginare insieme ai ragazzi, gli organizzatori, Fabrizio, Francesco e Lucrezia in particolare, un format nuovo legato a un mondo, quello della bici, che anche quest'anno, nel 2020, nell'anno cosiddetto horribilis del Covid, fa un più 10% di fatturato come settore. Quindi non era stata una scommessa, pensandola oggi così, folle, è stata una scommessa fatta su un settore, quindi anche un modo di vivere, la mobilità, le città, le cosiddette smart cities, che ben si adattava alla nuova, al nuovo aspetto, al nuovo waterfront che stiamo promuovendo e quindi al nuovo modello anche di stile di vita. E in sostanza le due cose si sono venute a incontrare in una sorta di, come dire, matrimonio quasi, quasi già scritto, cioè era un qualcosa che come dire, doveva arrivare lì e c'è arrivata. Quest'anno, diciamo, abbiamo tenuto duro e il paradosso è che nell'anno del Covid, un evento che comunque è un evento espositivo, un evento in presenza, non abbia visto, diciamo, diminuire il numero delle aziende e dei marchi presenti. Questo sicuramente è il risultato più straordinario dell'Italian Bike Festival, perché in un anno come questo vi assicuro che la maggior parte degli eventi, chiamiamoli fieristici, congressuali o comunque eventi in presenza, hanno generato purtroppo dei carichi presenza di fatturati enormi. Qui invece siamo nel solco di una situazione dove continuiamo a crescere. E, è il terzo anno, è l'anno, diciamo, della definitiva consacrazione dell'evento e lo è a maggior ragione in un anno particolare come questo.